Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video dove introdurrò una nuova rubrica, chiamiamola così, sulle cose di casa. Infatti in questo video vi parlerò delle Yankee Candle, che sono delle candele americane che io straadoro. So che su YouTube esistono tantissimi video, però magari vorrei dire anche la mia riguardo, visto che sono abbastanza esperta su queste candele. Sono anni che le conosco, prima insomma che ci fosse questo boom, perché il mio ragazzo che è americano, che saluto tra l'altro, ciao, me le portava sin dall'inizio, solo che io non mi rendevo conto che poi, cioè in America erano forse già famose, ma qua in Italia ci hanno messo un po' ad arrivare, quindi sono quasi 6 anni che le brucio più o meno. E quindi volevo dirvi cosa ne pensavo, anche perché appunto il mio canale è Find Out with Lalla, quindi magari vi do dei consigli su quali sono le fragranze che secondo me sono più interessanti e soprattutto su come bruciarle. Infatti poi seguiranno altri video in cui farò vedere i vari formati, come dovete bruciarli e tenere effettivamente un buon risultato. In questo primo video vi parlerò delle tarte, mi rilascio alla review, se così possiamo definirla, delle Yankee Candle che posseggo e ho provato, e spero che vi piacerà. Ne sono queste, praticamente è cera che però non ha lo stoppino, infatti queste vanno accese, cioè vengono utilizzate come un bruciatore. Allora partiamo da quelle più delicate. Allora, Ocean Star, questa è buona, molto delicata, odorata così sembrerebbe che non profumi tanto, però queste tarte vi assicuro che sono molto forti, quindi magari attenzione a quelle che profumano parecchio perché possono dar fastidio. Io preferisco queste qui che sono più delicate. Scusate, sono raffreddata. Allora, Ocean Star ne ho due, queste mi sono state inviate dall'America dal mio ragazzo. Un'altra che adoro è questa Lemon Lavender, questa effettivamente sentite il limone, però sentite anche quel tocco di lavanda, è allo stesso tempo dolce e aspra, questo dolce aspro buonissimo, ragazzi, è spettacolare, questa mi piace tanto, l'ho provata e mi piace tanto. Quindi questa ve la consiglio. Allora, altra tarte che io adoro è Over the River. Questa qui è molto fresca e ha questo paesaggio bellissimo. Ci vivrei di fronte a questo paesaggio, mamma mia, bellissimo. Anche questa, mamma mia, buonissima. Non riesco a capire che cosa ci sia dentro. Comunque magari ogni candela metterò delle informazioni insomma in giro, così potete sapere perfettamente le fragranze, però vi dico solo che è buona, questa è approvata. Passiamo a una che però odio, ovvero Gingerbread. So che a molte piace, a me no, perché ha un odore strano, questo, non so, che no, non è la cannella perché dà fastidio, perché ho altre candele che sono base di cannella ma non sono così forti. Questa penso che sia lo zenzero, il problema zenzero penso che ci sia, gingerbread, come si chiama questa, marzapane. Comunque io penso che non mi piacciono nemmeno questi tipi di biscotti, perché l'odore è, io sono raffreddata in tutto ciò, sento fortissimo e dà un po' la nausea, non so, a me non piace. Questa è una di quelle candele speziatissime al massimo, e ragazzi, gli americani quando si tratta di spezie esagerano molto, ma perché purtroppo io ne ho due, cioè ne ho due in realtà, ho anche Votivo e Jar. Comunque questi qua io ve le consiglio. Ok, passiamo avanti.
Questa è buonissima. Questa è cranberry chutney. Allora, sia quelle fruttate. Questo penso che sia un gusto. Io in Italia non l'ho trovato perché questo viene anche dall'America. La maggior parte di queste tarte che vi sto facendo vedere vengono dall'America. Forse non ho beccato il periodo in cui venivano vendute, può essere. Comunque, questa sa di come se fossero frutti rossi. Questa sembrerebbe forte, ma accesa, non è fortissima, ma è buona a chi piace, insomma, la frutta, questi frutti rossi, molto buona. Poi, sempre frutta, c'è questa Mandarin Cranberry. Questa è molto agrumata e io penso che sia adatta da accendere in cucina. Non so, io penso che l'accenderò in cucina. Tipo quando cuciniamo qualcosa che lascia un cattivo odore, io accenderei questa. E ve la consiglio, buonissima, sa di arancia, insomma mandarino, è agrumata. Un'altra candela che io definirei fresca è Turquoise Sky. Questa invece è presa in Italia, in estate se non sbaglio. Ancora non accendo. Però dall'odore sembra molto promettente. Io comunque la associo sempre a questi tipi di candele, quindi Over the River, Ocean Star. Diciamo che cambiano leggermente la fragranza, però siamo lì come sensazioni, ecco. Poi Shea Butter, che è questa bianca. Questa dovrebbe sapere di burro di karité. Sì, lo ricorda infatti delle creme corpo. Dicono che sia molto buona questa, io ancora non la provo. Se voi l'avete provata, fatemi sapere. E in genere, però, io vado un po' a colori, quelle bianche mi piacciono quasi tutte. Davvero buona. Poi passiamo a Summer Nights. Ecco qui, questa è una delle prime fragranze che ho mai provato delle Yankee Candle. Forse sarà stata la prima, non vi so dire, ma mi ha colpito in una maniera assurda. Questa qui è molto, ricorda molto i profumi maschili. Infatti questa è una delle mie preferite anche dal mio ragazzo, sì, perché anche i ragazzi amano le candele. Molti, cioè non tutti, comunque. Questa è una di quelle che io compro sempre. E dovrebbe ricordare i profumi dell'estate. Non sentirete niente di tutto questo perché sentirete più profumi, un profumo forte, ha delle note spiccate di sandalo, se non sbaglio si chiama. Dovrebbe essere quello. Comunque molto buona. Cioè, con questa bellissima immagine, molto dark, direi. Poi c'è lei, la famosa Clean Cotton, che sa di bucato, ragazze, sa proprio di bucato. E infatti, guardate, c'è proprio questa immagine. È una cosa spettacolare anche questa. Ve la straconsiglio perché è buonissima. Quindi sempre le bianche colpiscono al cuore, al naso, direi. Golosità, ecco qui, una delle candele che mi fa venire l'acquolina in bocca ed è cappuccino truffle. Se non sbaglio è uscita quest'anno questa. C'è questa specie di come si chiama questo? Non mi ricordo, comunque questa cosa cioccolatosa. Faccio vedere da vicino. Cioè, buonissima. Ragazzi, aroma di caffè si sente e si sente anche il cioccolato, quindi si nota. Cioè, risalta quando l'odorate la nota di caffè, però subito dopo sentite la dolcezza del cioccolato. Quindi io questa ve la straconsiglio. Però magari c'è chi non piacciono le fragranze che sanno di cibo. Magari no, forse non a tutte, io le amo. Ok, poi tocca a un'altra candela molto simile
Midsummer Nights e Midnight Oasis. Questa è una di quelle candele che vi dicevo che mia sorella dice che devo usare quando guardo le serie TV dark. Inizio a mischiarsi tutti i vari odori, non riesco più a sentire le note. Comunque questa è delicata, anche questa e mi piace tanto. Buona. Poi passiamo a una cannellosa, questa viene dall'America, si chiama Home Sweet Home. Sopra ci sono questi cuscini con questa tazza, con questo vassoio, con questa tazza che dà proprio l'idea di casa. Non so se riuscite a vedere. Ragazzi, c'è la cannella, è questa, però a differenza di Gingerbread, questa è più delicata, è sopportabile. Cioè, è buona, dà quella sensazione effettivamente di relax. Di cose tipo di dolcetti preparati in casa. Io la voglio accendere più notare questa perché ricorda proprio quei dolcetti cannellosi. Buona. Poi passiamo a quest'altra bianca che è Midnight Jasmine. Ragazzi, anche questa è molto buona. Questa sa di gelsomino in pratica. Ricorda molto il periodo estivo quando passate in questi viali con i gelsomini e spettacolare. Buona, io la adoro questa. Comunque, il mio parere è vero che costano queste candele, perché costano? Forse alcune le definiscono anche un lusso. Però, ragazzi, se comprate le tartine ogni tanto, io penso che si possa fare. Cioè, è una cosa piacevole coccolarsi, secondo me. Ed è anche giusto ogni tanto fare qualcosa del genere. Provate prima queste misure. E soprattutto vi consiglio le tarte. Poi vi farò vedere come bruciare le tarte. Allora, grazie per avermi seguito, per aver visto questo video. Se avete altre fragranze interessanti che vi potete consigliare, scrivetele qui sotto nei commenti, in modo che io posso provarle e magari anche recensirle piano piano, se mi interessa chiaramente. Un bacio, ragazze, e grazie per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!